Buongiorno, benvenuti. Ringraziamo Rai Cultura per questo breve filmato celebrativo che uscirà in 8 puntate su Rai Play nei prossimi mesi. È un video che in generale è molto bello da vedere, farne parte, insomma, così così. Benvenuti a tutti e a tutte. Grazie Presidente, come ogni giorno, a nome di tutti gli italiani. Sempre una grande emozione essere qui in questa modesta magione, ampio cortile, molto luminoso, discreta armocromia, libero tra 5 anni. Presidente, lei, libero tra 5 anni. Mancano 5 anni, quasi 6. 8 anni, 6 governi, 5 presidenti del Consiglio, 180 giri di consultazioni e una sola espressione, quella, bravo. La tenga. Come sta? Come sta? Tutto bene? Perché lei ha un calendario, fa più giri dei Maneskin. Allora, sabato era a Londra per l'incoronazione di Re Carlo, che tra l'altro è un ottimo spot per la nostra Repubblica. L'altro ieri Gianni Morandi al Senato, oggi qui con me una discesa inarrestabile, guardi. Di questo passo domani pomeriggio mi inaugura una bocciofila alla Dispoli con Mastrota. No, guardi, si tenga pronto perché stasera mi partite in Norvegia, vedrà un altro re, leggo proprio nei suoi occhi lo sfrenato entusiasmo di chi si appresta a mangiare a ring per 3 giorni. Ecco, magari potete parlare del fatto che all'Eurovision Song Contest la cantante in gara per la Norvegia è italiana. Le do così uno spunto di conversazione col re, che non saprei cosa dire a un re. Comunque, bello ritrovarla. Dopo questi 2 anni, nuovo incarico che lei ha accettato veramente con grandissimo entusiasmo. Quando l'hanno rieletta, meno male aveva la mascherina, non si è visto cosa ha detto sotto. Pensi oggi lei poteva essere un uomo libero, cioè un pensionato come tutti, quello che aveva meritato, poteva essere a riposare, a giocare a bocce, a guardare i cantieri come tutti i pensionati, con le mani dietro la schiena, commentando anche il ritardo nelle consegne, scuotendo il capo, proprio il capo dello Stato appunto. Lei si era anche portato avanti col PNNR, cioè era per avere un sacco di cantieri da osservare, da vigilare, invece niente. Niente, ancora qui al lavoro, per noi, con noi, con poco tempo per svagarsi, e invece che andare al cinema è stato costretto a farlo venire tutto qua. Tutto qua, il cinema è qua per lei, da lei. E infatti siamo qui a festeggiare, a celebrare il cinema italiano e festeggiare i numeri finalmente in crescita grazie a tutti voi, alle vostre idee, al vostro talento, alla vostra passione. La gente è tornata nelle sale finalmente, perché devo dire nulla contro le serie, nulla contro le piattaforme, però sono molto importanti, però nel cinema le dimensioni contano. La meraviglia del cinema sta nel fatto che tu devi vedere una cosa che è più grande di te, devi essere più piccolo di quello che guardi. In questo sta la magia, puoi godere soltanto così a pieno della cosa più importante, i titoli di coda, dove tutti voi siete, qualcuno di voi rappresentato, qualcuno invece c'è in quelli di testa, titoli di coda che vanno letti tutti per notare il lavoro di chi truca, di chi pettina, di chi veste, di chi sceglie il colore delle tazze da mettere sul tavolo, di chi registra in presa diretta, tutti i nomi che, se vedi un film su cellulare in treno con un geometra di La Dispoli che ti urla accanto, non puoi notarlo, non puoi essere tu più grande di ciò che guardi, andrebbero tutti perduti come lacrime nella pioggia, detta del vostro lavoro. E invece fortunatamente dopo la pandemia le persone sono tornate di nuovo al cinema, a teatro, nelle sale, spinti da un unico grandissimo desiderio: commentare il film di Nanni Moretti. Anche chi non l'ha visto, anzi soprattutto chi non l'ha visto, anzi colgo l'occasione per fare un appello: Nanni, io ci sono, un piccolo ruolo, una pasticcera attorzista, uno spazzacamino a mencevico, io ci sono. Comunque, stiamo per annunciare le candidature ai David di Donatello 2023, che per ovvi motivi di orgoglio quest'anno si chiameranno Davide di Donatello, perché c'è tutto bisogno di questo, c'è bisogno di tutto questo inglese, anche al cinema è ora di tornare alla nostra bella lingua italiana. Lo shooting torna a essere ripresa, il casting torna a essere provino quando è lento, raccomandazione quando è veloce. Il runner diventi apprendista sottopagato, mentre Azione resta in italiano ma per par condicio direzione, ma anche Italia Viva all'inizio del film. E ricordiamo anche che per questa platea sempre le parole più belle non sono ti amo, ma finanziato dal Fondo Unico per lo Spettacolo.